Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati a questa nostra serie dedicata ad House Flipper per la serie Case da Pazzi. Come sempre ringrazio i moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Ma detto questo, andiamo avanti. Era moltissimo tempo che non portava House Flipper, quindi oggi faremo una breve ma anche intenso ripasso. Faremo un breve intenso ripasso. Allora, innanzitutto però modifichiamo un attimo alcuni parametri. Willa carissima, Gaia carissima, buon pomeriggio a toi e bentornati nel canale. Facciamo una prima scuccatella de manos alla nostra Gaia, che c'è sempre. Applausi regia, vai! Cara Gaia, buon pomeriggio e bentornati. Qua abbiamo ancora la casa mezza rovinata qua. Andiamoci a prendere subito un lavoretto. Vediamo un po' qualche lavoretto che possiamo fare alla nostra Gaia. Allora, c'è una DLC Lux. Ci vediamo un po'. Allora, Demo Luxury. Ah, ecco, vedete. Devo finire una casa che ho comprato di recente. Probabilmente troverai lo stile insolito per un rocker come me, ma non preoccuparti, ti invierò alcune foto illustrative per capirci. Puoi aspettarti ovviamente una bella somma al lavoro concluso, alla fascia del bicarbonato di sodio. Riguardati Johnny Robinson. Grazie Johnny. Vediamo un po'. Questa missione mi sa che forse l'ha fatta anche il mitico Moreno, che saluto naturalmente. Così come faccio saluto anche l'amico DJR80, eccetera. No, non l'ho mai visto. Vai. Away from rock, yeah. Iniziamo questa avventura. Ah, questo mi sa che l'ha fatto proprio Mr. Moreno. Mr. Tunzi Tunzi. Ah, vedete? Usa. Forse si era bloccato. Allora. Ah, ci dà anche le ispirazioni, vedete? Bravi gli sviluppatori di House Flipper. Vi devo fare un bel complimento. Congratulations, House Flipper developers, for this way to upgrade this game, this wonderful game. Spazzare. Premi per gettare. Ci facciamo prima una pulitina. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, questo mi pare che è pulito, però. Ecco qua. Iniziamo subito a spazzare. Pardon, volevo dire a sistemare qua. Allora, questo che è? What is this? Allora, attrezzature per il lavoro. In questo modo io le appoggiamo. Appoggi. Allora, mettiamo un attimo gli attrezzi qua. La scala ci tornerà utile.
cacciavite AX1. Ah, qua dobbiamo acquistare qualche altra cosuccia. Poggiamo qui. Apriamo un po', che facciamo prendere aria. Che si sente l'odore di chiuso qua. Questa che stanza è? Siga a legno, quindi questa ipoteticamente dovrebbe essere tipo un'officina. Ok, abbiamo spostato tutto questo, iniziamo. Allora, vendi oggetto. Ah, vendi oggetto. La scala mi può tornare utile però, eh. Scala di alluminio. Vabbè, vendi. Poi vendi le lampadine. Ah, ecco, già si intravede lo spuoc, la zuzza Maria. Ecco qua, vai. Vai, Gaia, così mi venga a dare una mano a casa tua. E salutiamo la mitica Gaia. Allora, quindi qua dice... Moderno interruttore, sedia da bar, vendi, ok, pure un interruttore devo vendere qua, vendi oggetto, moderno interruttore luce, è rusta, where is, ah eccolo qua, ok perfetto, poi metti piastrelle da pavimento, mi sono scordato, ok. Allora, piastrelle da pavimento grigi. Oh, what's up? Cosa abbiamo sbloccato? Vediamo un po'. Allora, abilità. Io l'avevo quasi sbloccate tutti. Miglioramenti. Ah no, non tutto. Allora, abbiamo, allora, paga più alta, sì, poi, intonacatura più veloce, ecco qua, così, diamo un po' di equilibrio, Alice Gargarozzo, alla salute. Allora, iniziamo subito. Mobili da cucina, quindi presuppongo che debba essere posizionato qui, quindi mobili da cucina, andiamo in compiti e abbiamo questo mobile ad angolo, ok, quindi questo, no, non è mobile ad angolo, sì. Aspettate un momento, mettiamo prima i mobili a sospensione che ci imbrogliamo. Ecco qua. Oh. Ok, poi eventualmente lo spostiamo. Poi, vediamo un po'. 7 pensili alto, ok, questo si potrebbe mettere. Si deve mettere qua a fianco. Ecco qua. Speriamo che arrivi Moreno così vede anche un pochettino come sbrogliare la situazione. Poi, set di mobili. Allora, questo è un mezzo angolo, quindi questo ipoteticamente deve essere messo qua. Saluto anche l'amico Neo Fernbus, che è un altro amico streamer, che anche lui porta House Flipper. Aspetta un momento, qua. Prendiamo un attimo il lavello, se c'è. Ecco qua. Ma questo è enorme.
Ecco qua. Cerchiamo di mettere l'angolo cucina tutto in un posto. Allora, mobile, art, forno, pupazzo. Pupazzo, dove lo mettiamo? Un pupu. Allora, facciamo così. In forno lo mettiamo qua. Poi il frigo lo mettiamo dall'altra parte. Aspetta, però qui ci manca un mobile. Quindi mettiamo il mobile qui. No, non mi piace qua. Io direi di metterlo qua. In stile penisola. Poi qua ci mettiamo il frigo. Pupazzo di neve. Dorato, no? Ottone? Beige. Questo colore è scuro. Nero non mi garba. Ottone. La crema, vai. Messo un po' così. Poi piano cottura, yeah, all right, wrapped in a bella sprite. Aspetta però, piano cottura, mettiamolo qui. Questa è induzione, credo, no? Andiamo avanti, poi. Ecco. Mettiamo il verdino metallico. Metal. Full metal jacket. Saluto naturalmente anche l'amico, il presidentissimo, la zappa storta. E tutti gli amici e le amiche. Allora, tappeto, iniziamo a mettere le lampade. Ne mettiamo una lunga a centro. Ne mettiamo due medie, una qua. E uno qua, poi eventualmente le spostiamo, così a centro mettiamo anche il tavolo per pranzare. Mettiamo gli interruttori. Allora, vediamo un po'. Verdino, erboso, questo mi piace. Questo qui mi arba. Yeah. Allora, uno lo mettiamo qua. Tre, ha detto. Poi uno lo mettiamo vicino alla porta qui. E uno lo lasciamo qui. Moment. What's the problem with? Deve esserci qualche fusibile rotto. And so I have to check if the fuse is broken. And so I have to check where is the interrupter. The general switch. Let's check where it is. Mi garba questo aggiornamento. Vediamo un attimo se c'è. Se sta qua. Oh, mi sarei aspettato una casa un po' più ordinata invece. Oh, è proprio disordine assoluto. Ah, qua funziona. Perché qua non funziona? Manca la lampadina? Pare un po' strano.
spegni la luce, accendi. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il tavolo lo mettiamo qua sotto il lampione qua, quindi se c'è, ecco, questo lo piazziamo qua. Allora, mettiamo il busto un po' troppo sgargiante. Caffè. Oh, ma questo è basso sto tavolino. Cioè, diversamente alto questo tavolino. Che dobbiamo mettere? Sedia. No, ma questo non va bene qua. One moment, please. Allora, tipo marmo. Granito mi piace di più. Ok, ah, eccolo qua. Allora, spostiamo questo, mettiamo un attimo qua. Ecco qua. Poi questo si può mettere anche sul tavolo dorato. Piccola lampada da soffitto fredda circa. Allora questo lo possiamo mettere qua e quindi questo lo spostiamo. Vediamo se funziona. Solo questo funziona. Ah, ecco. Funziona. Mo funziona, guarda. Scia miseria. Poi tappeto. Ah, il divano. Beige. Sta più beige. Questo è il divano, lo dobbiamo mettere qua. Vediamo se riusciamo a fittarlo, fit. Questo così, questo è enorme, questo divano. E allora quasi lo mettiamo come punto divisorio. Eh sì, perché poi TV lo mettiamo qua di fronte. Vai, non va, ma fa scena, wow, enorme, no? Wow. E che 7000 pollici. Eh beh, quello ha detto che è rocchettaro, quindi giustamente. He's a rocker. Troppo esagerato. Mettiamo medio, eh? Io però gli metterei anche una lampadina che piace a me, però. Pensile basso legno. Ah. Questo va a sospensione? No, quindi lo mettiamo ingresso. Da qua non ci va. Un po' sporgente. No, non va bene qui. Ah, ok. Poi fez. Tappeto rettangolare. Ah, ce ne manca ancora uno qua. Allora, abbiamo preso il tavolino per il caffè e penso proprio di metterlo lì. Ah, prima però prendiamo il tappeto rettangolare.
mai gli dovrebbe andare. No, troppo grande. Decisamente troppo grande. Troppo grande. Beh, ecco qua. A mappa. Già si sono fatte le 15. Dove vai di bello oggi, visto che hai detto che sono ancora le 15? Devi andare a fare tuzzo e tuzzo. A ballare, a fare ginnastica. Donde vas de buenos? E voilà, mettiamo le cash, pensile basso. Ah, è vero, me l'ha detto, mannaggia, vabbè. Dai che un altro po' che poi ti passa. E fai tutto quello che devi fare, recuperi pure quello che devi fare ieri, oggi e domani. Oppala, e voilà. Allora, cosa ci manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Bello questo, lo porta a Sanremo. Vediamo un po'. Lampadario Rea. E quanti lampadari ci mette questo? Allora, facciamo così. Lampadario Rea. Ah, una mezza idea mi sta venendo. Vediamo se c'è qualche altro lampadario. Solo questo, vabbè, allora. Wow, che luce ha fatto. Poi tappeto rotondo. Questo dovrebbe andare sotto al tavolo. Allora prendiamo un po' più grande. L. Troppo piccolo. Too small. Tappetini nuovi, Arbra Magic. Ci è andato, sì, in che seccatano le briciole. Briciole, briciolozze. Poi, non facciamo scherzi. Allora, questo argento mi piace. Mannash. Come si... Ah, giusto. Mi confondo sempre con... Farming, che c'ha i comandi da un'altra parte. Ok, Kevin. Poi mettiamo il vaso sempre dorato, tutto per la nostra adorata Gaia che ci viene a fare compagnia. Ecco qua. Qua che si deve fare? Allora, pulisci lo sporco, dipingi colore nero e verde intenso. Metti piastrelle, quindi iniziamo prima a pulire. Guardiamo sulla mappa. Ah, questa è sporco. È un po' tutto zozzo qui. Ok. Piastrelle. Ah, ma questo qua ci fa la stanza da letto. Dove puoi fare Chick e Chuck. Chuck Norris. C'è un gradino? Sì. Oh. Ah, ma scusa, questo non è farming. Apriamo la finestra qua. Bellina sta. Oh. Bella. È proprio bella questa... Allora, dipingi con... Ah, ottimo! Facciamo una scoccatella di mani alla nostra Gaia. Ma io mi sono scordato di fare anche gli onori di casa alla nostra Gaiuccia. Buona bello! Devi perdonarmi, ma... mi ero...
Ero talmente preso da sta cosa che mi sono scordato di farti gli onori di casa. Devi perdonarmi, ogni tanto anch'io do i numeri. The number. Allora, così. Più o meno qua, diciamo, no, qua, verde e nero, che abbinamento. Allora facciamo, un po' difficile farsi il sto da soli, eh. Ti saresti beccata la ramanzina dal bot. Scherzo, andiamo qua. Noto pure movimenti molto più fluidi. Ma si vede che House Flipper l'ho abbandonato da un sacco di tempo. Allora, parete. Questo è ancora un altro po' di verde. Passiamo al black, che così assorbe tutta la luce solare e si riscalda tutta la stanzetta, visto che non c'è nemmeno fra le altre cose. Legos. Naturalmente saluto l'amico Ale Asso e vi porto i suoi saluti, che in questo periodo si è preso una pausetta, quindi sta bene, non vi preoccupate. E voi che stavate dicendo, oh, re Ale Asso, ci è venuto il baffo storto, eh? Ci siete rimasti male, fringuellacci. Ciao mitico Alessio Aleasso Official, al prossimo gli faccio pure uno shout out all'amico Aleasso. E gli facciamo anche una scuccatella di mani. La regia, applausi. Mister Aleasso. Oh, ma allora abbiamo finito, però io direi di passare già interruttore e luci. Mettiamo sempre erboso, abbiamo detto beige, così spezza un po', spezz, fallo spezz. Accendi la luce, no, ancora. Poi c'è un quadro, ok. E beh, piano piano, questo canale qua non è che faccia chissà quanti spect. La media anche di questo canale è bassina, si alterna. A volte capita di fare la media dei 2,5. E diciamo che questo canale non è proprio di pubblico interesse, quindi non è proprio interessante. E cerchiamo comunque di portare contenuti in maniera sobria. Set di scaffali, parete, mobiletto. Allora, vediamo innanzitutto un bel letto matrimoniale. Dove lo mettiamo? Erboso sull'erba. Vai. Mogano freddo, no. Olmo americano. Cornice, no, deve essere erboso. Materasso, lenzuolo, no, lenzuolo lasciamolo così. Materasso classico, cuscino, mettiamo rosso,
Roscio Fascione. Beige. Che abbinamento di ama. Ok. Diciamo fatto un po' alla sans façon. Scaffale di legno. Questa si può mettere qua? Sì. Hai capito, Mega Drive. Allora, non c'è abbastanza spazio. Aspetta, c'è sta interruttore che dà fastidio, mi sa. Ecco. Ah, questa mi sa che è proprio quello che Mister Moreno aveva preso in un suo video. Ah no, questo si deve mettere così. Ah yeah, yeah. Attenzione. Moreno, guardati il video. Guarda. Ora ho scoperto questo dove si metteva. Scaffale di legno. Vediamo un po' dove si può mettere questo scaffale di legno. Se metto qua. C'è l'interruttore di vita. Spessiamo l'interruttore, mettiamo da queste sette parti. No, sul legno non si può mettere. Non si può mettere. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Mettiamo la luce in capoletto. Allora non l'abbiamo messo qua, ma qualche altro interruttore, no? Comodino. Mettiamo sempre blum, lapati, lapatai. Vette di sabbia. Troppo sgargiante. Rose. Allora, questo è comodino. Ya, lampadario, bola, yucca. Ah, yucca. Mettiamo un vaso. Marrone no. Altrimenti fa troppo. Ah, blu. Ah, chi mi dice? Mobiletto, ecco qua, questo lo mettiamo qua. Questa è sospensione, credo. Kayla. Ok. Poi mettiamo lampadario. Mettiamo lampadaia. Giriamo così. Uno qui e uno qui, però questo lo spostare un po' più in qua, sì, così. Guarda che strana faccina, c'ha la faccina non sorridente. Bellino screen shot, anzi facciamo la foto con il tablet, vediamo se mi ricordo come si fa. Premi M, la foto è stata aggiunta alla galleria, vediamo un po' galleria. Ora ci ho prestato attenzione. Poi, ma scusa, uno non te ne basta, mettiamo TV da parete. Provincia di Caserta. Spostiamolo un po' più di qua, va? Ok. Sposta.
Replace. Vediamo se esce qualche piantina, il vaso. Allora, uno lo mettiamo qui. Uno qui, una piantina. Dorata. Ecco qua. Qui è completata. Qui è completata. Andiamo di qua. Allora, qua c'è da pulire. All right. Questo è proprio quello che ha fatto Maurino. Che saluto. Lampadario. La lampion. O la chiccia. Salutiamo la nostra Gaia che ci è passata a salutare. Mettiamo rosa pastello qua. C'è un po' più pink. Ecco qua. Poi, vediamo un po'. Allora, questo angolo destro. Quindi va messo qua. Poi, 50 metri. Quanti ce ne vogliono di questi? 2 metri, questo mettiamo questo frontale. Dimmi tutto, cara. Tell me everything. Semi. È una buona. Allora, vediamo un po'. Questo legno a sinistra, ok. Vediamo un po' se riusciamo. In bocca al lupo, vive il lupo per la nostra Gaia. Faccio il tifo per te. Soltanto per te. Buono. Almeno hai avuto una notizia di buona e non una notizia di M. Ottima notizia, grande. Morino, dove sei? Guarda. Ma certo che Morino l'ha acchiappata, è proprio complicato adesso. Questa cosa, allora vediamo un po', questo lo mettiamo, proviamo a metterlo qui. Troppo stretto. Ah no, ci va. Wunderbar. Attenzione, wunderbar. Ja, ich komme aus Neapel. Wunderbar per la nostra mitica Gaia, ja. Molto wunderbar. Aspetta, non ho finito ancora. Specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Si chiama Malu. Adesso metti sto specchio. Ah, questo specchio, mannaggia. Sto lo stesso specchio che... Ma... Ah, si può mettere così. Morino, hai capito?
Ancora lo specchio. E tu lo metti sto specchio. Ma è più corto questo. No, non va. Perché? Si deve mettere così in obliquo. Allora, uno l'ho messo là, e questo mo dove lo metto? Aspetta, fammi vedere se lo riesco a mettere sotto soffitto. No, non ci va. E mo ci sbattiamo la capessa. Ruota oggetto. Mi sa che mettiamo puff. Iniziamo a mettere il puff. Mettiamo il poso e amareno. Lo mettiamo qua in quest'angolo qua. Sediamoci. Comodo. Commodore. Questo lo mettiamo, ui, manca uno specchio. E come ci metto questo specchio qua? Pazzi, io che andate vittoria. Fammi vedere se lo posso spostare. No, si incastra lì dietro. Ma questo quanto è alto? 3 metri alto. Questo dove lo posso mettere? Speriamo se lo sposto. L'ho fatta semplice. Scheiße. E dove lo metto? Quelle 3 metri. Ci stanno i pezzi singoli, questi sono angolo. Proviamo a spostare. Devo rifare, vediamo un po'. Forse devo mettere tutto su questa parete. Allora, rifacciamo. Ok, questo è andato. Ma se io volessi mettere sti specchi, no? Dove li posso mettere? Questo è lungo 3 metri. Allora, questo c'è andato. Qua c'è andato. Ma dobbiamo vedere se ci fa piazzare un altro mobile davanti. No, non ce lo fa piazzare. Niente. Soffitto non è possibile. Ci va. Buon momento, please. Vediamo. Questa è più complicata di quello che pensassi. Ok, forse mettiamo gli specchi, cerchiamo di mettere gli specchi, ecco qua, Moreno, ho trovato la soluzione,
I've got the solution. Mettiamo così, dai. Forse abbiamo risolto il problema. Questo già sta risultando. Allora, quando ne so, 1, 2 e questo, ok, quindi mettiamo F e quindi proviamo a fare una cosa, mettiamo il pannello questo qua, mettiamo questo largo solo che l'angolo, vabbè, l'angolo lo mettiamo lì, poi questo qua no, non va bene qua, no aspetta. Questo si può mettere, se ci riusciamo. Questo che lo spazio è poco. Lo mettiamo qui. E questo ipoteticamente dovrebbe entrarci. Eccolo là. Mamma mia, che c'è voluto. Morino. Oddio, questo non è fatto proprio a mastire, però. Ci metto il specchio. Dimmi. Hai già protocollata la richiesta? Scherzo, dimmi, Gaia, dimmi. Fatto un po' alla hoia di cane, però. Ecco qua. Questo è andato. Mamma mia, che c'è voluto. Chiudi la porta, perfetto. Spegniamo la luce. Ok. Meet so che è una specie di chat per incontri, se non ricordo male. Se la memoria non mi inganna, mi pare che... Per il codice però non ho capito che... A che cosa possa servire. E questa cosa mi puzza un po' di bruciaticcio. Allora, mi hanno mandato un link di Meeting, ma tu ti sei registrata su Meeting? La prima domanda che mi verrebbe da farti? Perché questo poi ti deve far capire se è un tentativo di phishing, quindi un tentativo di furto di dati, oppure se è altro. Ispiegazione 1. Allora, vediamo un po'. Colori vivaci, interni lussuosi, ok. Quindi ti sei registrata, diciamo così, ok. E allora mi pare che la prima volta ti inviano un codice per assicurarsi che sia stata tu a fare la richiesta di registrazione. Questo mi piace di più. E come si fa qua? Oh. Pareti. Scegli finitura per le pareti. Ah, ok. Scus.
Aspetta, io sto qua. Come si fa qua? Ah, qua, vediamo un po'. Ah, ecco, ok. Allora, vediamo un po'. Pannelli verticali, ecco qua. Questo mi garba di più. Poi come si fa? Ah, ok. Ok, si vede che sono a digiuno da un sacco di tempo. Oh, hanno fatto un ottimo aggiornamento. Congratulations, developers. You made a great job. GG. Great job. Tunzi tunzi Ale. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Ich bin Neapolitanisch. Ich komme aus Neapel. Aspetta, ma qua devo pulire? Mi dice che mancano le finiture. But where? Exactly. Where? Ottanta, allora, ma forse questa stava messa così di default. Ok, tutto chiaro. Aspetta, come si faceva? Ecco qua, vendisci, serva. Ah, ora sto iniziando vagamente a capire. Now I'm starting to understand how to play with the DLC. Ui, che brutto colore. Ma che fate questo? Usa. Interessante, questo è un po' più slow food. Prend this spirit zero. Ja, ich komme aus Neapel. Allora, qua dobbiamo scegliere il divano, ok. Ah, chic, come la nostra mitica Gaia. Wunderbar. Qua ci vuole chic piccolino. Scegli mobili. Due. Ok. Questo qua. Ci dovrebbe entrare giusto qui. Aspetta però. Beige. Caffè marrone, caffè padac. Prova. Bro. Allora, caffè. Prendiamo Modena. Mettiamo. No, Zero Yer mi piace. Olmo americano. No, il bus è troppo. Caffè. Sì, però messa così non è che ha senso. In che senso? Abbiamo finito? Ah, qua
ci suggeriscono. Bello, questo upgrade mi garba. Bello, da dei veri e propri suggerimenti. Ecco qua. Però questo sta un po' davanti ai sasicilli. Decorazioni, sasicilli mobili. Ah, mancano le luci. Allora, qua gli mettiamo un pel lampadario Ecofredrum. Base, no. Così. Allora, questo mo si deve mettere più o meno. Allora, questo. Non ho capito. Non era quella? Non ci ho capito. Ah, ok, due in erno. Giustamente. Interruttore. Adduma la luce. Cagnolino, sì, mi arba di più. Codesto cagnolino. Stiamo andando un po' sotto con i piccioli. With the wheels. Allora, questo è. Metti piastrelle, impianto idraulico, vasca. Ah, ok, questo è il bagno. This is the office. Compiti, ecco qua. Allora, innanzitutto iniziamo a. Vasca da bagno, ok. Idraulico, lavandino, ok. Iniziamo con la vasca. Questa è vasca da bagno. Ok, poi mettiamo il water, lo mettiamo dietro la porta, che la toilette, pardon, la posizioniamo dietro la porta, almeno si può fare qualcosa. Poi impianto idraulico, lavandino, e beh, questo lo si può mettere anche volendo qui. Aspetta, iniziamo a with. Allora, iniziamo a posizionare ok, faccio il tifo per te Gaia, vai tranquilla. Una scuccatella di mani alla nostra Gaia, vai regia, qui sei andata regia, vai con una scuccatella de manos, vai, applausi. Ma che gusti però, questa mesa addirittura ci ha messo il pavimento scuro, che fa venire un poco di appocondria, fa venire un po' di tristezza. Allora, chi è il rocchettaro? Quasi quasi ci mette rosso. Gli metto le illuminazioni di rosso. In specchio a iule. Mettiamola a cintro e vediamo un po'. Ah, ma non è
Nel russo, credevo di peggio. Credevo di peggio. Poi. Ma, aspetta un momento, ma non ho capito una cosa. Dipingi con i colori di bianco, installa dispositivi. Ah, beh, giustamente. Queste viste che rocchettano. Facciamo oro, vai. Di sabbia, di sabbia. Poi mettiamo nero, via. Wunderbar. Vediamo un po'. Monta. Oh. Questo lo monta in 3 secondi. Ma facci la miseria. È stato veloce. Sempre meglio abbondare che deficire. Beh, già sta cambiando faccia così. Già è meno dark. It's quite lighter. Oh yeah. All right, era una bella sprite. Ma mai messo. Allora, rosso scuro, facciamo qualcosa di particolare. Nero lucido non va troppo. Nero lucido. Contendo lui. Usiamo. Chiudi, chiudi. Close your mouth. Posizioniamo prima i mobiletti. Armadietto. Questo lo proviamo a mettere lì. No, mettiamolo così perché poi ci mettiamo. Questo è un po' troppo. In uno spazio è un po' troppo angusto. Poi mettiamo impianto idraulica. Yeah. Così mettiamo anche. Si vede che sono proprio molto a digiuno di House Flip. Oh. Già ci sta. Bello. Brava, Ashpio. Ci sei arrivato anche tu. Ashpio, aspetta, ora ti faccio la scocca della. Anzi, cosa direbbe Totò alla nostra Gaia in questo momento che anche lei ha raggiunto questo grande risultato? Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! te l'ha detto anche Totò, io. Quindi qualsiasi cosa l'ha detto il grande Totò. Si è congratulato anche lui con si è congratulato anche lui con te per questo nuovo grande risultato raggiunto. Oh, se ti è arrivata la notifica, allora vuol dire che è vero. Allora, asciugamani piegati. Mettiamo quelli grandi. Che questo è rocchettare, sai com'è. Ha detto di non badare a spese.
Allora, questa non si può appoggiare, vera sulla... Sì, si può appoggiare. Mettiamo dispenser di sapone. Giro un po' più così. Tapino. Già finito? Allora, facciamoci un attimo una situazione. Abbiamo finito tutto. Vediamo un po' se è corretto. 100%. Allora, per l'affiliazione ci vuole la media dei 3 spettatori. Cercherò di venire in live quando ci siedo, così provo a darti una mano a farti crescere un po' a livello di community. Allora, ragazzi, mi approfitto innanzitutto per salutarvi e ringraziare di essere stati con me. Innanzitutto ringrazio Gaia per la compagnia. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, amici ed amiche, che avete guardato questo video anche su YouTube. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete i link di mio canale social. Moreno 91 sottolineatura VR ha appena eseguito un ride con 4 spettatori. Ui, carissimo, sei arrivato giusto sui titoli di coda. Ho portato questo episodio di House Flipper. Benvenuti a coloro che sono restati, grazie a coloro che magari hanno lasciato il ride. Naturalmente ringrazio l'amico Moreno per essersi aggiunto. Gli facciamo un bello shout out prima di naturalmente di congedarci. Stavo appunto, caro Moreno, ero in fase di conclusione. Vabbè, non ti preoccupare, basta il pensiero. Allora approfitto ancora una volta per ringraziare Gaia della compagnia, ringrazio Moreno del ride e di essere entrato nel canale. Ringrazio naturalmente tutti coloro che si sono accodati al ride. Benvenuti, bentornati. Scusate, ma mi avete beccato praticamente sui titoli di coda. E quindi approfitto come sempre per salutare e ringraziare i moderatori, i moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che se volete potete iscrivervi a questo canale o semplicemente iscrivervi nei miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i miei link dei miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70%. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. mi raccomando, come sempre vi ricordo che trovate il link per visitare e naturalmente acquistate il vero cibo biologico italiano, ma cibo bio al 100%. E quindi, come dice sempre lo zio Dab, grazie mille a tutti. Thank you so much. E state buono a you. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità
dei nostri prodotti biologici al 100%, sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.